oggi siamo in aeroporto. Faremo 24 ore in aeroporto. Ma non è vero, no, Mati. Per fortuna faremo 13 ore di viaggio in aereo, perché andiamo in America. Yeah. Sì. Siamo a Venezia e ci stiamo per imbarcare per Filadelfia. Ma non è il formaggio. È la città. La nostra meta però sarà Miami. Faremo un viaggio on the road della Florida, vi porteremo con noi. E poi andremo a Orlando, il regno dei parchi divertimento. Iniziamo portandovi sull'aereo con noi. Ragazzi, siamo sopra la Francia, ma ancora per poco. Poi passeremo un po' di fianco all'Inghilterra e via! Io sto giocando ad Angry Birds. Vediamo, ci sono... Sì, Matti, dimmi pure. Tieni un pacchetto di brezze. Oh, grazie, sono i mini brezze che ci hanno... Ma non c'è niente! Ci hanno già dato uno stecchino appena siamo partiti. Ci sono diverse app installate e poi c'è un vero centro proprio multimediale. Quindi possiamo vedere i film... Possiamo anche chattare con le altre persone. Chat tra i sedili. Qui c'è Ale. Hai messo un bollicione. Ale scrive perché io sono nella fila davanti e loro tre sono nella fila dietro. Ah, ovviamente ha messo un bollicione. Che buon profumino. Mi sa che sta arrivando il pranzo. La pappa arriva mentre stiamo sorvolando la Manica. Ecco l'animazione che ci dice dove ci troviamo. Stiamo per imboccare l'Oceano Atlantico. Siamo alla bellezza di 924 km orari e fuori ci sono la bellezza di meno 45 gradi. Brrr. Guarda che carina! L'acqua è pucciosissima! Vi racconto che cos'ho io. Vai! Io ho macaroni col formaggio. Macaroni! Classico. Con sopra una salsetta, credo funghi e... Credo siano funghi, sì, sono d'accordo. Broccoli, non lo so. Invece ho il pollo e il riso. Pollo, riso e fagioli. Marinetto. Burro. E questo. Ah, ok, grazie Rafi. Il dolcetto. Cos'è il dolce? Torta alla cioccolata. Condimento per l'insalata. Ah, è vero, l'insalata è questa qua, è tutto mignon. Papà, siamo sul mare celtico. Siamo sul... Il mare che? Il mare celtico. Esiste veramente il mare celtico? Esisterà. Sì. Esisterà. E poi abbiamo questo formaggino pucciosissimo, il famoso formaggio della mucca che ride. E adesso pappo anch'io. Si accende la luce quando chiudi la porta. Che forza. E si spegne quando la apri. Trucco del bagno dell'aereo. Ecco, adesso dobbiamo girarci, perché se tu devi fare la... Sì. Ok, io mi giro da questa parte. Qua abbiamo il microwave. Sembra quando Papillon si è trasformato nel treno. Hai ragione. Il micro lavandino, il micro cestino, le salviette, c'è anche lo specchio ovviamente. E niente, adesso noi facciamo il micro sciacquone. No, bambino! Ah! L'hai fatto partire! Ma secondo te le cose finiscono nell'aria? E dopo tipo gli uccellini facciamo... Ora c'è nell'oceano, perché sono proprio sopra l'oceano, hai visto? Ragione. Comunque adesso ragazzi noi facciamo le nostre cose, quindi oscuriamo. Illuminiamo! Guarda che funziona il lavandino. Freddo. Più caldo. Oh, che forza! La voglio più. E funziona veramente. Poi tutta l'acqua, come sentite, viene aspirata. Grande salvietta, questo dopo lo uso io. Questo c'è il micro cestino. Che forza. Che è super micro. Bene, salutiamo il super risucchio e torniamo ad uscire. Aspetta papà, manca qualcosa, il fasciatoio. Vediamo il fasciatoio. Hai azionato la spinta. Che bello. Ah, questo possono anche cambiare il cammello. Anche in aereo. Che forza, bene. Adesso apro e si spegne la luce. Ragazzi, ci hanno dato il gelato alla vaniglia, è buonissimo! E come fai a sapere? L'ho già finito. È già finito. Se tu consideri che fuori ci sono meno 50 gradi. Ecco come conservano il gelato, lo tengono fuori. Eh sì. Direi un po' pannoso, ma comunque buono. Promosso. Oltre a mangiare e andare in bagno, stiamo facendo delle altre cose qua in aereo. Io sto facendo la settimana enigmistica e vi leggo una barzelletta. Dovete guardare bene. Questa canzone è dedicata alla ragazza che mi ha rubato il cuore e... Ops, la chitarra! Ce la fai mai? Matti, tu cosa stai giocando? All'applicazione Crayola. Crayola? Mi viene in mente qualcosa. Occhio ai prossimi video.
Io sto giocando a Mario Galaxy e sono nella cucina di Rosalinda. E io, da buon appassionato di tennis, mi sto guardando il film sul papà coach delle sorelle Williams con Will Smith. È un gioco che vi suggerisco di fare, ragazzi, mentre siete in aereo, dove è importante ogni tanto anche sgranchirsi le gambe e portare anche una felpina perché fa solitamente fresco, è quello di spulciare sugli schermi delle altre persone e indovinare, Vaiana ad esempio, cosa stanno guardando o stanno facendo. È super divertente cercare di capire se l'abbiamo già visto oppure a che gioco stanno giocando. Anche questo signore gioca ad Angry Birds. Questa signora invece tiene i piedi sopra il sedile. Questa non l'avevo mai vista. Ehi, qui guardano lo stesso film che guardavo io. C'è chi legge, chi consulta il telefono in modalità aereo. E dai, mancano solo 2 ore a Filadelfia. Signore e signori, parla il capitano. La luce è tornata, il sole splende. Fra poco atterreremo a Filadelfia. Ed eccoci a Filadelfia, ragazzi, quello era il nostro aereo. Sono le 9 di sera per noi italiani, qui sono le 3 di pomeriggio. Fa freddissimo, l'aria condizionata è folle. In America sono pazzi con 30 freddo. 30 fuori, ma qua ce ne saranno 10. Brrr, andiamo a prendere il prossimo aereo. Papà, ci stiamo morendo, funziona? Non funziona, ci avete provato, ragazzi. Ma io da fuori sono più veloce. Guardala, ha voglia di prendere l'altro aereo, Ale. Dai che manca poco, dai che manca poco. Miami. Cose noiose in aeroporto. Una coda infinita per la coincidenza. No. E poi alla dogana ci hanno fatto le foto, ci hanno preso le impronte. È un po' noioso, ma non sa da fare. Nuovo aereo, stesso freddo. Anche più freddo. Qui almeno abbiamo il finestrino vicino. Fortunelle, ragazze. In realtà iniziamo a cedere per la stanchezza, perché in Italia tipo è passata mezzanotte. Ma ce la faremo, manca poco. Sono le foto di Miami. Che gola. Dai che ci siamo quasi. Ah, qui sono cambiati gli schermi. È sempre American Airlines, ma abbiamo anche una linea che ci dice dove stiamo arrivando, tipo di progresso. La vedete qua? Partenza e atterraggio. Noi andremo proprio qui, nella mitica Miami Beach. L'hotel è proprio a pochi passi dalla spiaggia. Signori e signore, qui il capitano Ale riprende le trasmissioni. Siamo già al ritiro bagaglio perché qualcuno si è addormentato in aereo. Chi? Il nostro cameraman. Sono pur sempre le 3 di notte, ragazzi. Un riposino ci stava tutto. Ti sei perso una Coca-Cola, il tè caldo, i bretzel, i biscotti. Anche i biscotti. Ma veramente? Alla cannella. No. Buoni. Erano pure buoni? Sì. Non è giusto. Comunque, finalmente, ragazzi, siamo arrivati. Ora aspettiamo le valigie e poi si va in hotel. Siamo arrivati in hotel. Ragazzi, la nostra stanza a Miami. Finalmente si dorme. Che dici, Mati? È ora di dormire? Sì. Sì. Oh, allora. Qui abbiamo 2 lettoni. King bed di qua, king bed di là. Qua c'è la lampada che si alza. Ma dormiamo assieme? Certo, sì. 2 di qua e 2 di là. Togliamo il fianco, li uniamo, facciamo un lettone da qua. Grande idea, il mega lettone. Ragazzi, direi anche di accendere le luci, sì, cosa dite? Sì, sì. Accendiamo le luci. Oh, tastone americano. Ti prego, ti prego. Ragazzi, sono allora, credo le 3:30 italiane. Dobbiamo cercare qualsiasi aria condizionata. Che ci sia, che è enorme. Io sono appoggio ancora le ore italiane. 4, ragazzi, 4:30. 4:30? Cosa dice? 10:30. Il giro del tronco. È meglio che andiamo a dormire. Ma prima, brava Ale, manca il bagno. Tutto in bagno di corsa. Ragazzi, come sapete, noi vi mostriamo sempre i bagni. È un bagno oscuro. Trovate la luce. Ok, sei è un bagno luminosissimo. Allora, abbiamo un water luminosissimo. Abbiamo il lavandino. Una doccia bella grande. E Matilde che fa la spaccata! 4:30. Abbiamo notato 3 dettagli. Prima cosa c'è il sapone tarocco. Ma proprio tarocco, non si può sbagliare. Poi, ragazzi, anche in saponetta. Poi c'è il classico sciacquone. Quello con la manovella, fantastico. Poi qua il rubinetto spettacolare. La cascata. Guardate, l'acqua scende. No, questo è veramente bello, l'ho mai visto. Promosso. E poi prese americane che sembrano faccine, le hai viste? Fanno così e pulsanti giganti.
E mentre a Miami c'è la prima battaglia di cuscini alle 4:30 di notte, non si era mai vista. Italiana. Qualcuno dorme già, ragazzi. Se questo video, ragazzi, vi è piaciuto, mettete un pollicione! E non perdetevi i prossimi video in America! Ma iscrivetevi al canale YouTube GBR per non perdere i prossimi video! Ciao!